Una delle grandi attrattive di Pompei sono le sue case, i cui resti ci danno uno spaccato perfetto di come erano strutturate e di come si viveva al loro interno. Entriamo allora in una classica domus romana. Varcata la soglia d'ingresso, in cui erano spesso presenti mosaici di benvenuto, un corridoio conduceva all'atrio, un ampio cortile al cui centro si trovava sempre l'impluvium, una vasca destinata a raccogliere l'acqua piovana proveniente da un'apposita apertura sul tetto, il compluvium. Questo aveva anche la funzione di illuminare l'ambiente. Dall'impluvium l'acqua passava in una cisterna sottostante, da dove poteva essere attinta tramite un pozzo. Intorno all'atrio si affacciavano le varie stanze. Le camere da letto, i cubicula, erano solitamente piccole e prive di finestre, considerando il loro uso notturno. In asse con l'ingresso si trovava il tablino, la sala di ricevimento che veniva chiuso con una tenda. Qui, in età arcaica, si consumavano i pasti. In seguito venne creata una stanza apposita, detta triclinium, che nelle case più lussuose era decorato con preziosi affreschi. Esistevano triclini invernali ed estivi. Questi ultimi, all'aperto, erano posti sotto pergolati e allietati da fontanelle e giochi d'acqua. Attraverso un corridoio ai lati del tablino si giungeva nel peristilio, un giardino circondato da numerosi ambienti. Il tutto era arricchito da elementi decorativi, mosaici sui pavimenti, pitture alle pareti, arredi e suppellettili, statue, fontane, giochi d'acqua e così via. Le cucine erano poste in genere in zone laterali o in cortili interni. Le case più importanti, che spesso erano a due piani, disponevano di acqua corrente diramata ovunque tramite tubi di piombo, attrezzate latrine e talvolta persino di ambienti termali privati, dotati di ogni comodità.